Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un glitch mostruoso, un glitch bomba per far spawnare auto dei civili dal suolo o comunque sia dalla strada in modo infinito. E ognuno di questi veicoli che compariranno buggati, compariranno uno sopra l'altro, buggandosi con altri veicoli e quindi creando così un panico all'interno della vostra sessione. Come requisito dovete avere un amico che vi aiuta a fare il glitch. Inoltre è meglio se state in una sessione privata, vi consiglio o ad invito o ad amici. E inoltre dovete avere l'auto personale, qualsiasi auto va bene. Quindi dovete prendere la vostra auto personale e tirarla fuori dal garage. Può essere qualsiasi auto, va bene. Non so se questo glitch funziona per tutte le console, comunque sia su PlayStation 4, Xbox One e PC, con la patch 1.32 dopo il DLC di San Valentino funziona perfettamente. Se volete testatelo su Xbox 360 e PlayStation 3 e scrivete fra i commenti se appunto funziona anche su Old Gen. Ragazzi, il glitch è semplicissimo, sembra che ci sia praticamente un modder in sessione, però ragazzi invece non è così. Adesso ragazzi vi spiegherò tutti i procedimenti che dovrete fare sia voi sia il vostro amico. Allora, il vostro amico ragazzi dovrà semplicemente salire sul posto di guida di passeggero, perché voi ragazzi dovrete mettere come accesso veicolo passeggero. In questo caso ragazzi vi mostro io che cosa dovrà fare il vostro amico, poi dopo faremo il glitch. Allora, una volta che praticamente il vostro amico è seduto sul posto di guida passeggero sulla vostra auto, quindi a questo punto il vostro amico sempre dovrà tenere premuta la freccia in basso e selezionare uno dei tre personaggi del single player, o Michael o Trevor o Franklin, è uguale, glitch funziona con tutti e tre i personaggi della storia, ma non confermare. A questo punto comparirà la schermata, vuoi davvero uscire dalla sessione? I progressi verranno salvati automaticamente. In questa schermata, ragazzi, dovrà rimanere il vostro amico seduto nel posto della vostra auto come passeggero. Quindi ragazzi vi ho mostrato il procedimento del vostro amico, adesso invece vi mostrerò il passaggio che dovrete fare voi. Ragazzi, voi dovete mettere come accesso veicolo passeggeri. Una volta fatto ciò il vostro amico dovrà salire sulla vostra auto come passeggero. Voi ragazzi dovete semplicemente aspettare che il vostro amico carichi la schermata, quindi selezioni un personaggio della storia e avrà la schermata che vi ho appena mostrato. Una volta fatto ciò, il vostro amico dovrà rimanerci in quella schermata e voi dovete shottarlo alla testa, dovete killarlo e subito dopo dovete girarvi e creare un po' di confusione sparando missili, bombe o comunque sia usare la minigun. Ragazzi, è molto importante che il cadavere, quindi del vostro amico che avete ucciso nella vostra auto, sia rimasto nella vostra auto e quindi che non scompaia. Mi raccomando, se scompare dovete rifare il glitch, perché se no vuol dire che il glitch non avrà funzionato e quindi è inutile che fate i prossimi passaggi. Quindi mi raccomando ragazzi, voi dovete girarvi e vedere se il cadavere del vostro amico è rimasto all'interno della vostra auto. Vuol dire che il glitch avrà funzionato, altrimenti vi basterà riprovare. Quindi una volta che avete gli sbirri dovrete semplicemente aspettare che gli sbirri vi ammazzano. E una volta che vi avranno ucciso, una volta che spawnerete, dovete semplicemente rubare un'auto di un civile. Però ragazzi è molto importante che praticamente il vostro amico rimanga in quella schermata, ovvero quella che vi ho mostrato prima, perché ragazzi il glitch dipende tutto dal vostro amico, perché comunque sia se il vostro amico o preme X per andare nella storia, quindi uscire dalla sessione, oppure preme cerchio per spawnare di nuovo in sessione, il glitch non funzionerà più automaticamente, dovete rieseguire tutti i passaggi per rifare il glitch. Quindi una volta che avete rubato un'auto di un civile, possibilmente con un civile all'interno dell'auto, così che praticamente si buggerà ancora di più la sessione, praticamente spawneranno in un posto o davanti a voi o dietro di voi, comunque sia i dintorni della zona in cui siete voi, praticamente spawneranno auto dal terreno, quindi dalla strada, e si raggrupperanno tutti in un punto e quindi praticamente ragazzi continueranno a comparire tantissime auto solamente se voi ragazzi sarete sull'auto del civile, perché una volta che scenderete dall'auto del civile che avete rubato il glitch smetterà di funzionare al momento e quindi
continuerà a funzionare, quindi continueranno a spawnare le auto una volta che voi sarete di nuovo saliti sull'auto che avete rubato. Se morite, ragazzi, come in questo caso è successo anche a me un paio di volte, il glitch continuerà a funzionare non appena ruberete l'auto del civile, qualsiasi, non importa che sia per forza quell'auto che avete rubato per fare il glitch. Una volta che voi avrete il glitch, ce l'avrete per sempre all'interno della sessione, fino a quando o il vostro amico premerà o X o cerchio per o andare nella storia oppure ritornare nella sessione, perché al momento, ragazzi, il vostro amico che era una schermata nera si troverà buggato, diciamo, non ancora spawnato nella sessione, anche se voi fa vedere che è nella vostra sessione, ma in realtà non è ancora spawnato. Mentre se no andrà nella storia e quindi uscirà dalla sessione e non funzionerà più il glitch. Quindi, ragazzi, una volta che appunto avrete questo glitch, potrete continuare all'infinito, ovviamente, ragazzi, stando su un'auto di un civile, quindi dovete per forza rimanere in un'auto qualsiasi rubata per la strada per farne comparire altre. Adesso, ragazzi, ho una clip riguardo questo fantastico glitch mostruoso, stile veramente mod menu, anche se comunque, ripeto, non è un mod menu, ma comunque sia su console old gen lo possono fare solamente i modder, ovvero far comparire tutte le auto che vogliono all'interno della sessione, precisamente in free mod, soprattutto nella strada. Quindi potete anche trollare così i vostri amici facendo credere che c'è un modder in sessione, mentre invece è solamente questo glitch. Quindi, ragazzi, mi raccomando, arriviamo almeno a 55 like per questo glitch bomba, glitch bestiale, glitch mostruoso. Mi raccomando, ragazzi, almeno 55 like è molto importante. E quindi niente, ragazzi, adesso vi lascerò a un pezzo di clip che ho registrato sempre con la musica di sottofondo. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Se volete, passate nella mia crew di Orcover, troverete il link in descrizione per giocare insieme. Inoltre, se volete aggiungermi, i miei video nella PS4 Orcover è sempre scritto in descrizione. E da Orcover è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!